18 novembre 2017, l'Ufficio Centrale Regionale ha accertato che il maggior numero dei voti validi in ambito regionale è stato conseguito dalla lista regionale numero 4, avente il contrassegno in Sicilia Nello Musumeci presidente, il cui capolista è Sebastiano Musumeci detto Nello. Proclama eletto la carica di presidente della regione e di deputato dell'Assemblea regionale siciliana il capolista della lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, voti 829.970. Onorevole Sebastiano Musumeci. Dopo la proclamazione in corte d'appello a Palermo, Musumeci si è recato a Palazzo d'Orleans per l'insediamento. Qui si è tenuto la tradizionale cerimonia per il passaggio di consegna con il presidente uscente Rosario Crocetta, a cui il nuovo governatore ha regalato alcuni libri di Oscar Wilde. Nelle sue prime dichiarazioni è tornato a lanciare un messaggio di speranza al popolo siciliano. Io sono convinto che noi abbiamo il dovere di interrompere sostanzialmente 70 anni di metodi assai discutibili. Ecco, e ci dobbiamo riuscire tutti. Voi conoscete la mia storia, sapete che sono una persona credibile ed io voglio mettere sul tavolo questa mia credibilità che è frutto di una vita di coerenze, di una vita trasparente, di una vita onesta ma anche di amministratore efficiente. L'11 dicembre si insiederà invece l'ARS, dove il numero dei deputati scenderà da 90 a 70 parlamentari per effetto della legge con cui è scattato il taglio del numero dei parlamentari. Intanto il mio presidente si metterà subito al lavoro. Sto lavorando alla giunta di governo e quindi il mio impegno la prossima settimana sarà essenzialmente finalizzato a questo. Ho già incontrato ieri il ragioniere generale della regione, col quale assieme al professore Armao e al direttore dei fondi comunitari abbiamo fatto il punto della situazione. Inutile dire che la condizione finanziaria dell'ente regione è assai grave. E però abbiamo il dovere di programmare le prime essenziali iniziative. Tenete conto che la cassa chiude agli inizi di dicembre, noi non abbiamo ancora un bilancio perché non è stato adottato, non è stato adottato il documento di programmazione economica e finanziaria e ci troveremo quindi a lavorare nei prossimi giorni per intanto curare lo strumento finanziario.